c'era tanta attesa oggi in consiglio comunale per la delibera sulla scuola. La presenza delle magliette gialle, questo lo confermava, attenzione su questa tematica. È arrivato a un colpo di scena forse che è maturato nelle ore precedenti al consiglio comunale, delibera sospesa, è corretto? Sì, è stata una decisione, se volete, coraggiosa, però ci sembrava naturale farlo. Noi abbiamo sempre detto due cose. Uno, che la scuola deve iniziare esattamente quando deve, perché le famiglie hanno il diritto di avere un servizio garantito anche nei tempi. Due, che la estensione dell'esternalizzazione inerziale, così come ci siamo trovati dinanzi, non ci piaceva per mille ragioni che adesso non sto qui a dire. Eravamo con le spalle al muro. In realtà è stato approvato un emendamento a un decreto che è ancora una legge, ma che dovrebbe essere convertito il 31 di luglio come data massima, che potrebbe aprire una ipotesi diversa in tutto o in parte. Allora ci siamo detti che se volevamo dare credito alle cose che avevamo detto era necessario attendere questa legge e era necessario combinare se questa opportunità è, come dire, possibile con il bilancio che abbiamo, che ripeto non è il nostro bilancio perché l'abbiamo ereditato, e con l'organizzazione del personale che c'è, che ovviamente non è la nostra perché l'abbiamo ereditata. Allora, la scelta coraggiosa viene dal fatto che abbiamo in qualche modo deciso di ritirare la delibera fatta e approvata peraltro in commissione, quindi senza nessuno scossone ma con grande tranquillità, perché l'impegno preso mio personale del sindaco e della giunta era quella di valutare ogni strada. Siccome una strada nuova si è determinata, noi valutiamo anche quella, Che senza tempi? creare illusioni, Senza. senza creare false speranze, ma creando la certezza nei cittadini che questa amministrazione, questo assessore, questa giunta, questo sindaco non si tirano mai indietro neanche di fronte alle scelte coraggiose, ovviamente responsabili. Che tempi vi siete dati? I primi giorni di agosto, intorno al 10, non possiamo andare ovviamente oltre e non ci andremo. Noi faremo una simulazione della legge che sarà, se, sperando che sia, perché altrimenti siamo punti a capo, e vedremo se ciò che c'è qua ci permette di poterlo fare in tutto o in parte. La dimostrazione che volevamo dare ai genitori, alle famiglie, alla città, a tutti coloro i quali hanno seguito questa vicenda è che non siamo imprudenti, ma siamo molto coraggiosi. Le faccio la domanda che i nostri lettori più attenti le farebbero. Lei ha parlato di bilancio e di risorse. Esternalizzare comporta comunque una spendita di risorse. Non bastano quelle, non ci sono le stesse risorse a Non disposizione. sono le stesse, no, se non ci sono a disposizione non lo so, perché lo dobbiamo valutare una volta che simuleremo la possibilità di farlo, oggi che è possibile farlo. Effettivamente sono risorse un po' diverse, perché una cosa è un'assunzione che in qualche modo giustamente si fa per un tempo molto ampio, altra cosa invece è una estensione che si fa per un anno. Quindi è chiaro che se io assumo una persona per fare un lavoro, in questo caso il più bello del mondo, c'è cioè la maestra, è chiaro che non è che l'assumo per un anno, a meno che non faccia una scelta di assunzione a tempo determinato, che però va anche quella configurata rispetto alle poste di bilancio, che ripeto è il bilancio non della giunta Ghinelli che arriverà il prossimo anno, ma della giunta Gasperini. Nel frattempo incontrerete genitori che potrebbero essere intaccati da questa delibera. Sì, noi abbiamo già cominciato, io ho già cominciato a incontrare tutti coloro i quali potevano e potranno essere toccati da questa nuova situazione. Perché io credo che la certezza della realtà sia la prima cosa che un'amministrazione deve dare. Noi dobbiamo raccontare le cose che sono, dobbiamo dire le scelte che facciamo, dobbiamo giustificare le decisioni che prendiamo, sempre e comunque, e non si devono fare questa volta sì colpi di teatro, cioè delibere immediate senza contattare nessuno. Ho parlato con le famiglie, ci riparlerò facendo anche il quadro più nero, perché comunque sia, non è escluso che questo possa essere, ma anche prefigurando vie di soluzione. Da questo punto di vista la trasparenza e il coraggio sono due caratteristiche che credo ci contraddistinguano e che siamo convinti di dover portare avanti. Da qualche anno esiste il comitato delle magliette gialle, l'ha vista anche in consiglio comunale, che cosa ne pensa? Ma io credo che quando i cittadini si auto-organizzano su un'idea hanno tutto il diritto e anche il dovere di farlo. L'unica cosa, ma non vale per questo, ma vale per tutti, è che quando si ha un'idea diversa si ha il diritto di dirla e il dovere però di dimostrare che sia percorribile, cioè il tempo delle fantasie qui finisce, qui comincia il tempo della responsabilità. Con me, con noi,
si può dire di fare diversamente, si deve suggerire come fare. Se poi ci convincerà, siamo anche disposti a cambiare idea. Qui non c'è il primo della classe, però c'è coloro i quali hanno il dovere di dare delle soluzioni. Io ho avuto un dialogo con questi genitori molto cordiale, su alcune cose siamo più in linea, su altre meno. Su questa cosa nello specifico, cioè su questa obbligatorietà, l'abbiamo tutti vissuta come una violenza, cerchiamo di uscirne, se sarà possibile. Magliette gialle, oggi presenti in consiglio comunale, avete da poco appreso la notizia che la delibera sull'esternalizzazione delle scuole dell'infanzia di una sezione di asilo nido è stata sospesa. Cosa ne pensate? Siamo contenti, ringraziamo per questa scelta coraggiosa, rimaniamo fiduciosi in attesa che si possa verificare. Si possono verificare tutte quelle condizioni favorevoli a che le assunzioni possano essere effettivamente concretizzate dall'assessore. In questo periodo avete potuto interloquire con l'assessore? Sì, si è resa molto disponibile e di questo la ringraziamo. Noi ci siamo messi a disposizione con le nostre conoscenze e veramente attendiamo fiduciosi. Ecco, voi che cosa chiedete? Noi chiediamo che le esternalizzazioni vengano bloccate, che si proceda alle assunzioni di un turnover in modo che nuovi educatori, nuovi maestri possano essere inseriti nella gestione diretta. Adesso la strada sembra un po' più facile? Un po' più facile, non è facilissima, perché i problemi sono diversi. Il sindaco e l'assessore li hanno espressi chiaramente. Contiamo nel loro operato.